Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Voglio iniziare questa video recensione dandovi un'ottima notizia per tutto il settore del vaping. Notizia segnalata dall'ottimo Carmine Canino, presidente di Ampvu. Ve la vado a leggere perché è apparsa sul sito di Sig Magazine, che è questa qui. Ossia che il vapore delle nostre sigarette elettroniche a contatto col cavo rare, grazie a una ricerca italiana, si è dimostrata l'assenza di tossicità. Nello specifico hanno ricreato in vitro il nostro cavo orale, hanno utilizzato 8 aromi della tabaccheria alla massima diluizione. Il laboratorio si chiama TrustiCert e dalle analisi fatte ne è scaturito che quel vapore prodotto dalle nostre sigarette elettroniche non è assolutamente tossico per il nostro cavo orale. Per chi fosse interessato all'articolo completo, in descrizione troverete il link che vi rimanda proprio a Sig Magazine. Ma oggi andiamo a parlare del primo tubicino. Io in questi anni mi ero posto sempre una domanda: ma come mai Vupu, che spesso sforna 2, 3, 4, anche 5 prodotti al mese, non ha mai pensato di fare un tubicino elettronico? Oggi per gli amanti del marchio Vupu e per gli amanti di tubicini elettronici, oggi parleremo proprio di un prodottino che ha una batteria interna 2500 mAh, ha 3 step di wattaggio, ha tutti i sistemi di sicurezza dei tubi elettronici, la batteria non è sostituibile, ma anche la Type-C, ed è particolare perché oltre ad utilizzare le tante amate pod circolari PNP e quindi vi dà la possibilità di utilizzare un parco vastissimo di coil, hanno utilizzato una ghiera che vi regala sicuramente un ottimo tiro da flavor, ma hanno inserito anche il singolo foro per provare a fare anche un buon MTL. Questo lo andremo a scoprire all'interno di questo video. Oggi parliamo della Doric 60, appunto di casa Vupu, questo tubicino, nonostante una batteria molto molto capiente, parecchio leggero. Quindi non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirci su tutti i social e noi ci vediamo subito dopo la macro di questo Doric 60, appunto di casa Vupu. Buona visione! Ah! C'ha anche il tiro automatico, che non è da poco. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Questo è il packaging di questa Doric 60 di casa Vupu. All'interno della confezione troverete una simpatica scatolina che conterrà cavetto USB Type-C per la ricarica, vi ricordo ricarica 1.6A 5V, due coil che andremo a sblisterare insieme, andremo a vedere che coil Vupu ha inserito in questo kit. Sono due PNP coil, una che riconosco al volo da 0,20 che va da 40 a 60 watt e una seconda coil da 0,30 che va da 32 a 40 watt. Entrambe sono delle coil a mesh. Io andrò ad utilizzare questa da 0,20. Come dico sempre, l'inizializzazione è importante perché permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato e di essere più duratura nel tempo. Andremo a inserire un po' di equilino nell'asola centrale, nel foro centrale. Qui le asole laterali sono coperte, come ben sappiamo, quindi aspettiamo qualche secondo, rimettiamo qualche goccia di liquido così e la nostra coil è pronta. Un manuale di istruzione in tutte le lingue, io ho fatto
fatto il segno per andare a trovare italiano. Vediamone subito le caratteristiche. Misura 113.5 x 26.6 mm, arriva massimo a 60 watt, ha una batteria 2500 mAh, ha una tensione di uscita che va da 3,2 a 4,2, ricarica come vi ho detto 1.6 A 5 volt. La pod in dotazione ha capacità da 4.5 mm o 2 mm a seconda se TPD oppure meno, è compatibile con tutti i PNP Pod Tank, PNP MTL, ma vi dico anche TPP, lo andremo a vedere insieme. Vi faccio vedere anche che il LED presenti, se sono accesi tutti e tre avremo una carica che va dal 66 al 100%, se sono accesi solo due va dal 30 al 65%, se è acceso solo un LED è la carica della batteria interna inferiore al 30%. In più vi faccio vedere che è possibile anche regolare la potenza di utilizzo. Il LED sarà di colorazione bianca, se avremo potenza alta, verde, medio, blu, bassa, e questa si attiverà facendo tre clic sul tasto Fire. Ma come sempre vi consiglio di dare un occhio, tutto questo lo andremo a vedere insieme. Ed ecco la nostra Doric 60. In sovrimpressione vi faccio vedere tutte le colorazioni disponibili. Pesa all'incirca 90 grammi. Troviamo solo il tasto Fire per l'accensione, lo spegnimento e anche l'utilizzo, ma vi ricordo che questo prodottino funziona anche in modalità automatica. I tre LED di cui vi parlavo prima, la scritta Doric, la presa Type-C posizionata su questo lato che ci permetterà una ricarica 1.6 A 5 volt. Sotto troviamo l'unico foro presente per lo spiato della batteria del circuito interno, c'è smaltimento questo gommino che permetterà al nostro prodottino di non scivolare se lo mettiamo, lo posizioniamo su tavoli in pendenza. Sopra troviamo questa pod PNP che ormai conosciamo, ma prima vi faccio vedere i due contatti della coil. Vediamo se vi faccio vedere anche, riusciamo a intravedere, dovrebbe essere lì, vediamo dov'è, eccolo lì, hanno utilizzato, eccolo lì, l'abbiamo trovato, mi metto più vicino, e c'è quel pirulino che permetterà l'attivazione automatica. La pod in questo caso è da 4.5 ml, il drip tip è un tutt'uno con la pod, non può essere sostituito. Sotto troviamo i tre magneti di contatto della stessa pod, e in più questo tappino in gomma barra silicone, ormai lo diciamo da tanto, queste pod circolari li conosciamo per benino. Foro Asola molto ampio e ci permetterà di andare a fare un comodo e pratico refill. Prendo la coil da 02 che avevamo inizializzato insieme prima, la vado a inserire ad innesto in questo modo, niente di più semplice, vado a fare il pieno di questo pod tank PNP. Fatto il pieno in modo super pulito, una goccina c'è, vado a chiudere il tappino e me la vado a riposizionare semplicemente sopra la nostra Doric 60. Andiamo a trovare il tasto che è questo qui, 5 clic, 1, 2, 3, 4 e 5, si va ad accendere, lampeggio di LED, ci dà subito la carica nel momento in cui andremo a premere il tasto Fire del prodottino. Quindi vi ricordo 3 LED carica massima, 3 clic sul tasto Fire, 1, 2, 3. E come vedete potremo andare a selezionare i tre step di wattaggio, quindi bianco, verde e blu. Io lo lascio su blu e vi dico che nel momento in cui andremo a svapare andremo a visualizzare il colore del LED, quindi la potenza che stiamo utilizzando, e i tre LED, ossia la carica restante della batteria interna. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, è possibile utilizzare, come vi dicevo, i PNP Pod MTL, eccolo qui, anche perché qui troviamo una ghiera che non ha un inizio e una fine, ma ci permetterà di andare a regolare l'aria. Troviamo due asole contrapposte, ma se andiamo ancora a parzializzare, quindi a girare la stessa ghiera, troviamo questo foro che dovrebbe essere perfetto, così dicevo Puma, lo andremo a scoprire insieme, per un tiro MTL. Quindi è interessante perché riusciamo a mettere e utilizzare anche le pod MTL. Vi voglio far vedere che è possibile utilizzare anche il nuovo TPP pod con ricarica dall'alto, che è questo qui, o meglio dal lato e non da sotto, con le sue coil TPP.
E questo quindi, andiamo a riposizionarla come mamma WP vuole, riposizioniamo il suo PNP Pod Tank. Questo era un po' tutto per questo nuovo prodottino di casa WP. In sorpresa vedete tutti i sistemi di sicurezza di cui gode questo tubicino. Adesso non ci resta andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questa Doric 60. E come di consueto non ci resta che andare a provare questa Doric 60. Nella pod ho montato la coil da 0,20, sono nello step intermedio, quindi colorazione verde. Non vi so dire qual è il wattaggio per questo step selezionato, perché dalla stessa WP non mi è stato indicato, l'ho anche chiesto in email, quindi immaginiamo di essere uno step massimo. Ricordatevi che arriva comunque massimo a 60 watt, quindi posso immaginare siano intorno ai 50 watt 55 watt. La differenza tra i tre step di wattaggio si sente, perché si sente e anche abbastanza bene, sia con la coil da 0,20 sia con la coil da 0,30. Ho provato anche a mettere una coil da 0,15 e funziona, la legge tranquillamente. L'aria in questo caso è tutta aperta, tiro automatico, e questo è il tiro che ci regala questo nuovo tubicino di casa WP. Le pod circolari PNP li conosciamo, sappiamo che alla lunga comunque tendono a lasciare un po' di condensa e un po' di liquido. Anche qui non c'è da dire, vediamo se mette a fuoco, eccolo qui, c'è liquidino, c'è qui liquidino, c'è anche qui, mi sposto così ve lo faccio vedere, vedete c'è anche qui. Di volta in volta, come consiglio sempre, asciugate, andate a pulire il liquido, la condensa che si va a creare. Vi dico anche che con batteria a piena carica, batteria a 2500 mAh non sostituibile, con lo step di wattaggio intermedio sono riuscito a fare due pod, a consumare quasi due pod interamente. Con la coil da 0,3 ho fatto poco più di due pod, quindi questo è il consumo di liquido con la batteria a piena carica. Vi voglio far vedere anche un'altra cosa: è possibile andare ad utilizzare la TPP Pod, che è questa qui, ve la ricordate, Drag S, Drag X Pro, quella con la carica dall'alto, anche qui con la coil in questo caso da 0,15 funziona, però con le prime coil, perché le nuove coil da 0,15 TPP vi ricordo che funzionano bene a 75 80 85 watt, e qui tendono comunque a schizzarvi un po' di liquido in bocca. Qui ci ho montato la vecchia 0,15 sempre TPP e vi faccio vedere che funziona. Funziona e funziona anche bene. Tiro automatico che secondo me è adeguato al tipo di coil, perché comunque questo resta un prodottino da Flavor e anche da Cloud, non spintissimo per via del wattaggio, però secondo me hanno calibrato bene anche il tiro automatico. Sicuramente dovete andare a fare un tiro deciso, un tiro cazzuto, passatemi il termine. C'è anche la possibilità di andare ad utilizzare l'adattatore, che è questo qui, metti a fuoco, eccolo qui, l'adattatore che montate sopra in questo modo, aspettiamo che la nostra videocamera metta a fuoco, andate a inserire in questo modo dentro, così, e vi diventa semplicemente un tubicino elettronico con tutti i sistemi di sicurezza, dove potete andare a montarci sopra. Vediamo che ci vado a montare, per esempio il Nautilus che ho qui, quindi ce lo andate ad avvitare, ecco fatto, ce lo andate ad avvitare tranquillamente così, quindi lo avvitate, e qui lo dovete utilizzare con il tastino, perché naturalmente in tiro automatico non va. Non sta sopra in modo molto saldo, però questo secondo me può dipendere dal tipo di adattatore 510 che andate ad acquistare. Vi ricordo che la WP non ha prodotto un adattatore 510, quindi dovete affidarvi ad altre aziende. Questo che ho preso io c'ha 3 magneti. Magari andate a prenderne e trovarne uno con 4 magneti, sicuramente la tenuta sarà migliore. Avete notato che questa chiusura di video ha utilizzato solo il tiro automatico. Perché questa cosa? Questo è un video nato un po' dalle segnalazioni. Prima segnalazione,
dove ci portava un'ottima notizia per il vaping. Seconda segnalazione fatta dall'amico Franco Motron di svapo.it, che mi aveva contattato, mi aveva veramente mandato un messaggio su WhatsApp in cui mi diceva: Tato, hai già provato la Doric 60? Io l'ho provato, ho fatto anche la recensione e ho notato che ha questo problema. Io a suo tempo l'avevo, ma non l'avevo neanche scartata, quindi non avevo avuto modo di provarla. E devo dare atto a Franco che mi ha fatto notare questo piccolo difetto, che sinceramente, se l'andate ad utilizzare in Flavor con l'utilizzo del tasto, chiunque se ne accorge, a meno che non voglia chiudere gli occhi. E contemporaneamente a questa cosa vi faccio vedere che, grazie al singolo forellino che c'è, o meglio sono due forellini, perché uno è, vai, uno è da questo lato e uno è da questo lato, possiamo andare ad utilizzare il PNP Pod MTL. Ve lo ricordate? Funziona tranquillamente, funziona perché funziona anche in tiro automatico. No, devo chiudere. Allora, in MTL secondo me questo prodottino può essere utilizzato, ma non in tiro automatico, perché non c'è molto contrasto, ci sono degli spifferi, e quindi anche nei momenti in cui andate a inserire una pod da MTL, in tiro di guancia secondo me non vi dà grande soddisfazione, quindi secondo me in tiro di guancia non può essere utilizzato. Le cose potrebbero migliorare nel momento in cui andate a utilizzare con il tastino, quindi non avete necessità di fare un tiro molto contrastato, quindi un tiro molto potente in tiro di guancia, perché vi aiutate con l'utilizzo del tastino. Il problema, avete notato, cioè non riuscite a fare un tiro un po' più lungo di 3/4 secondi. E il vero problema, il vero difetto di questo prodottino è proprio, sta proprio lì, nel tasto. Perché in tiro automatico arrivate tranquillamente a 7-8 secondi, con il tastino dopo 3/4 secondi interviene il cutoff, vi taglia il tiro, e questo prodottino dal mio punto di vista diventa inutilizzabile con il tastino. E questa cosa vale sia se lo utilizzate con la pod MTL, sia se lo utilizzate con la pod da Flavor, sia se lo utilizzate con la pod TPP. Questo problema c'è sempre. E questa cosa a me sinceramente, ragazzi, mi fa incazzare, perché non capisco come questo circuito sia stato progettato con due differenti cutoff, sia per il tiro automatico e sia per il tastino. Altra cosa che non mi piace, il blocco, perché non ha nessun blocco. Qui avrebbero potuto fare una combinazione di tasti, quindi due clic sul tasto fire, si bloccava solo il tasto fire, e voi tranquillamente, senza spegnerla, potevate metterla in tasca, metterla in borsa, e non avevate necessità di accenderla nel momento in cui andavate a utilizzare con il tiro automatico. E questa cosa manca. Altra cosa che manca, ma ormai sui prodotti VP è da un po' che è stata tolta, è la funzione pass through. Su un prodottino di questo, secondo me, ragazzi, io quando sono in giro tendo sempre ad attaccarla al caricabatterie. Sì, è vero, forse le batterie durano un po' meno perché vengono più stressate, però è comodo. La ricaricate e la potete utilizzare mentre la state ricaricando, quindi potrebbe diventare l'unico PV, l'unica sigaretta elettronica che avete. Non avete necessità di andare a prendere un'altra sigaretta, perché questa, nel momento in cui è scarica, non potete utilizzarla. Queste cose le ho già dette a WPU e vediamo cosa mi risponde. È anche vero che è uscita la Doric 20, che è nata solo e esclusivamente per il tiro di guancia, per il tiro MTL. Io la sto aspettando e sono curioso anche di provarla, perché lì hanno tolto l'asola, da quello che ho visto, dalle poche immagini che ho visto, e hanno inserito i tre forellini, quindi sembra dedicata proprio al tiro MTL. Ma nel momento in cui mi arriverà e avrò modo di provarla a fondo, così come faccio in genere con
tutti i prodottini, sicuramente tirerò fuori una recensione. Prezzo di questo prodottino ancora credo che in Italia non si trovi, ho trovato su un sito cinese all'incirca intorno ai 26-28 dollari, quindi un prezzo in linea con un prodotto di questo tipo. Altra cosa che vi dico, è veramente leggera in mano, veramente leggera, e la stessa WPU sul proprio sito non indica il materiale che è stato utilizzato. Sulla Doric 20 hanno utilizzato la lega di alluminio. Io presumo, visto anche la leggerezza, nonostante abbia una batteria 2500 mAh, io presumo che anche questo prodottino sia stato fatto in lega d'alluminio. Ragazzi, questa era la mia recensione della Doric 60, spero risulti essere una recensione completa, anche se come al solito è un po' troppo lunga forse. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodottino, fatemi sapere cosa volete vedere sul canale, mandate i saluti come sempre un po' a chi volete, insomma commentate, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i social e come dico sempre, mi preparo, vado a sostituire la pod e inserire quella da Flavor. Svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima! E che cavolo, non apro mai l'aria. Aria tutta aperta, eh? Anche parzializzando l'asola dell'aria per metà, secondo me il tiro da Flavor rende ancora meglio. È successo. È anche vero che quando utilizzate il tastino, vediamo se si può fare sta cosa perché non l'ho fatta, la faccio direttamente con voi. Utilizzate il tastino, interviene il cutoff e vediamo se viene compensato il cutoff che si attiva con il tastino, viene compensato dal tiro automatico. In effetti sì, riproviamo. Sì. Scusate. Sono affogato, sto morendo, sono rossissimo, c'ho la gola in fiamme. In effetti sì, il cutoff che interviene dopo 3-4 secondi utilizzando il tasto, se fate un tiro convinto e deciso, può essere compensato dal sensore del tiro automatico e quindi il tiro risulterà per i primi 3-4 secondi costante, poi avrà una breve interruzione e poi continuerà ad erogare. Però raga, secondo me sta cosa WPU non doveva farla, aspetterò la sua email e vi terrò aggiornati per capire perché ha fatto questa scelta. Alla prossima. Ciao ciao.